Eccoci tornati nuovamente con la nostra carriera allenatore con l'Udinese. L'ultima volta, che ormai è un po' di tempo fa, per quanto riguarda le streaming, che avevamo ottenuto a livello di risultati? Calendario. Allora, amichevole vinte, ok, è semplicemente la prima di campionato giocata con il Bologna. E allora molto molto tranquillamente possiamo andare ad affrontare la Lazio e concludere il mercato, e se avrò anche tempo potremmo giocare perfino col Como. Ora vediamo. Faremo un minimo di resoconto generale all'inizio. Quindi, partiamo con il guardare e rianalizzare la squadra, quasi a livello definitivo. In realtà ci converrebbe giocare la partita con la Lazio, finire il mercato e poi fare il recap generale. Credo farò così. Quindi intanto andiamo avanti, ci avviciniamo al giorno della partita con la Lazio. La formazione è quella che vedete. Okoye, Boselle, Touré, Biol, Onyemaki, Karlström, Zarraga, Tati a centrocampo con Mann, Sanchez dietro ad Arokodare, in zona più offensiva. Qui si potrebbe anche cambiare in realtà e andare su simulazione. A me non è dispiaciuto giocarci nella mia carriera personale a simulazione. Però è un po' un casino. Proviamola. Facciamo basso, sì, e via. Che possa essere una partita di quelle che piacciono. Dunque, batterà la Lazio. Madonna, che tiro, una stecca clamorosa. Bravo e Boselle qua. E Boselle palla dentro, Tolu si prova a far vedere, ma non ci riesce. Riotate, carica al destro, palla deviata, sarà corner. Thank you so much per i 15 bittini. Pelo pelo. La rovesciata, palla fuori, di Biol. L'unico a cui non doveva capitare, poverino. Fine primo tempo. Va bene, va bene. Abbastanza equilibrata, dai. Siamo stati parecchio in zona offensiva, ma alla fine siamo lì. Un po' meno di possesso, meno passaggi, meno precisione, meno tutto, ma più o meno stiamo lì. Riprendiamo. Che riparte altri 45 minuti a disposizione delle due squadre per sbloccare lo 0-0. Tolu Walase, gran parata di Provedel. Allora abbiamo lì Tolu, proviamo a fettargliela a rientrare. Vada Biol. Per la Provedel, era Biol, sì. Man, bella palla per Boselle. La tiene, meno male, stava quasi facendo fatica a tenere sta palla. Era buona per Sanchez, peccato gliel'ha messa male, ma l'inserimento era perfetto. Quindi, eccoci con i nostri di cambi. Dentro Ezebue, Zemura, Ekelkamp e Brenner, fuori Boselle, Onyemaki, Zarraga e Sanchez. Possono colpire di rimessa. C'è un minuto ancora da giocare. Isaksen. Bravo Koye, palla lontana. 0-0. Faticosa come partita. Ma è uno 0-0 che possiamo anche andare ad accettare questo. Abbastanza equilibrata. Poi difensivamente ha fatto molto bene Koye e molto bene Biol. Va bene così. I dati ci dicono comunque sia questo, partita abbastanza equilibrata. Okoye migliore in campo, poi Sanchez, Tolu Walase. Strano non ci sia Biol perché in realtà ha fatto ottima prestazione. Machida, ok, è un 74, difensore centrale, forte di testa, veloce. Cos'è interessante Machida? Molto interessante. Giannetti sarebbe quello da dar via prima di tutti. In più abbiamo anche Christensen come riserva. Giannetti circa 2 milioni, lui ne vale 4,8. Famo Giannetti 1.750.000 e il 5% della clausola. Che ci dici? Mio caro bro. Vogliono Giannetti ma 4 milioni e mezzo più il 10%. No bro, intanto possiamo andare sui 2-3 e ti lascio il 10%. Non vedo la tensione purtroppo perché ci sono io davanti. 2-9. 2-9 è molto interessante. Se facciamo 2-6 e chiudiamo a metà, che dite? Accettato. Ok.
Al momento ce lo lasciamo qui, diamo un'occhiata agli altri. Allora, a sinistra ci serve una riserva di Sanchez. Abbiamo Mito, che a me interessa molto, è interessante, veloce, agile, ottimo equilibrio. Poi c'è Ojeda, che a me incuriosisce tanto, ma credo sia di valore molto basso. Però ha le statistiche che ci interessano. Non dovrebbe costare tanto, quindi lo continuiamo a seguire. Stessa storia per Nelson, quindi aspettiamo 5-4 giorni. Uce, come mediano, ci serve a noi un mediano. Lui ha una clausola bassa. Abbiamo lui, Prati, Morris, Mendy, Martinez, Chiolo, Costa, Clem. Clem non mi ispira, io voglio che il mediano sia anche un minimo veloce, il che significa che tra questi tre nessuno mi interessa. Martinez, Mendy. Martinez sì, sembra carino. Mendy, non lo so. Morris è ottimo al Middlesbrough. Veramente interessante. Prati è lentino ma italiano, quindi per lui si potrebbe fare un'eccezione. In più c'è questo Uce, Crisantus Uce, che non mi sembra male in realtà. Sia lui che Morris sembrano ottimi. Con Uce andiamo a risparmiare, con Morris si va a spendere un po' di più. Si parla di 6 milioni di base, quindi tra i 7 e 8 milioni. E di qua invece neanche 2 milioni probabilmente. Dobbiamo fare una valutazione interessante, abbiamo da prendere almeno due giocatori. Almeno. Intanto proviamo a vedere quanto riusciremo a pagare per lui. Allora, offerta cartellino, non ci interessa fare scambi giocatori. Io farei un milioncino di base più l'8% di clausola della rivendita. Vediamo se partendo proprio bassi riusciamo a fare la magia. 1.6 milioni, 20%. Allora, se vuoi il 20% io te lo posso di base anche lasciare, ma non vorrei farlo. Ti posso fare 1.2 più il 10. Uno e due più 16. No, 1.2 te lo lascio, ma il 16 no. 12. Ok, 1.2 milioni più 12 e avremo anche lui. Proviamo a trattare anche per Morris, vediamo se riusciamo a fare una magia. La richiesta è circa 7 milioni, se riusciamo a pagarlo di meno è tanta roba, noi di soldi non ne abbiamo però per farlo. Come scambio avremo da poter buttare dentro in realtà Ekelkamp, che però mi sta piacendo, quindi eviterei. Sulle ali Sanchez, Mann, Brenner, Modesto. Allora, Sanchez lo teniamo. Mann è il titolare a destra. Brenner è un'ottima riserva. Modesto a me piace, cioè mi ispira. Secondo me come quinto tra gli esterni in generale ci può anche stare. In attacco abbiamo solo Tolu e Damian. Porta ne abbiamo due. Terzini abbiamo due per lato, che è corretto. E in difesa stiamo trattando per portarne un altro in casa. Quindi il massimo che possiamo fare è provare un'offerta pazza da 4 milioni e 2, però così non potremo andarci a prendere l'esterno. Giusto per capire quanto andrebbero a chiedere di differenza. È troppo, lui vale di più. E allora direi che abbiamo le nostre risposte. Potremmo prenderci anche Traoré in prestito volendo. E allora direi di andare a chiudere gli acquisti intanto che abbiamo in sospeso. Machida e Uche, non so come si pronunci. Lui serve obbligatoriamente, partiamo a trattare. Chiede sporadico addirittura, quindi va benissimo. Durata contratto, gli farei un bel 5 anni, è giovane, non dovrebbe aver problemi. Clausola non ci interessa neanche a noi. Lì prende 13.000 e questo è un problema, perché si aspetterà di alzare lo stipendio, ma io alzarglielo non posso. È un giocatore sporadico, glielo vado ad abbassare a 10 tondi. Più 10 di bonus di ingaggio e in caso di reti inviolate, 10, ti do altri 10.000. Che mi dici? Alzerà a 15.000 con senza reti inviolate e bonus di ingaggio 70. Invece alza solo il bonus di ingaggio. Se glielo andassi ad abbassare un po', tipo 38, che ci racconta il bro? 78.
Famo 50 tondo? 78. È fermo sulla sua direzione, ma si abbassa lo stipendio per venire da noi, che alla fine a lungo andare nell'annata va a guadagnare di meno, direi che ci sta. Lo possiamo accettare, in più ha proprio una bella faccia. E arriva anche Uche, quindi rispettiamo anche abbastanza le caratteristiche da giocatore dell'Udinese. Forte, alto, fisicato, che può lottare duramente al centro del campo, comunque abbastanza giovane. In rampa di lancio, insomma. Crisantus, Uche. Vediamo come va a rendere. Abbiamo fatto il meglio che potevamo. E ora c'è il dilemma Machida. Lo prendiamo o non lo prendiamo? Perché lo prendendo lui si va a liberare il posto di Christensen, cioè di Giannetti, chiaramente. Lui sarebbe titolare. Piede sinistro come Biol. A noi servirebbe più il titolare a destra, però a piede debole non è un problema. Lui, a differenza di Biol, è più veloce. Fa stopper e regista difensivo. È aggressivo, reattivo, intercettazioni, freddezza, elevazione, forza, velocità, scatto. A me sembra un ottimo giocatore, cioè forte di testa, non me lo voglio far sfuggire. Secondo me può rendere molto bene lui, per quanto la crescita magari sia già finita. Allora, considerando i nostri giocatori, io provo il turnover e dovrebbe accettare l'importante alla fine. Esattamente. Lo stipendio è un po' altino, mi piacerebbe abbassarlo. A 27 anni gli offrirei 3 anni intanto. Al massimo poi si rinnoverà di anno in anno. Tanto tempo, un paio d'anni, dovrebbe scalare a riserva lui, forse anche meno. Allora, non ci interesserebbero le clausole. Però, 27 anni con clausola, se ci dai 20 milioni tondi, no, 12 vero, è il massimo che posso chiedere. No, a questi livelli 12 ci può arrivare in fretta. La chiede 13.000 sulla bassa di 6.000, chiede un bot, dobbiamo per forza andare a trattare, controfferta. Rimuovi bonus. E modifica stipendio bonus. 75. Se lo alzerà, va bene che se lo alzi, ma deve rientrare all'interno dei limiti, altrimenti ciao. Allora, rientra all'interno dei limiti. Ti posso lasciare il 15 che mi hai chiesto, ma qui si abbassa a 65. Possiamo dire mercato concluso? Possiamo dirlo? Vabbè, lui la schippiamo, l'abbiamo appena vista una. Arriva Cocchi Machida, 2 milioni e 6 più Lautaro Giannetti. Più giovane di Giannetti, prima che vada a perdere tutto quanto il suo valore. È una A, perfetto. 4 milioni e 2 migliore offerta, noi Giannetti più 2 milioni e 6, più o meno siamo lì all'incirca. Allora, ultimo giorno di mercato. Proviamo a trattare con Elijah Jazz, vediamo che ci dice. Non sappiamo quanto gli possiamo offrire, non sappiamo quanto gli può interessare, noi poco gli possiamo dare, quindi. Sporadico. 4 anni. Un po' tantini, Elijah. Però ci stai salvando, in teoria, proviamoci. Niente clausola, controfferta. Cioè, se qualcuno viene a darci 2 milioni per te, vabbè, facciamo 12 così ci dice il valore reale. 3 milioni e 2 di massimo, accettiamo la clausola. Tempo di parlare dello stipendio. Noi il massimo che possiamo offrire è 3.400. Di più non possiamo. Quanto varrà lui come giocatore? Io gli do 3.000. E basta. Se è troppo poco rimaniamo senza giocatore e lavoreremo sulla primavera. Esatto. Va bene, va bene. Allora andiamo a vedere al volo la nostra primavera. Vediamo se c'è qualcuno che si può portare su già da subito. Allora, di esterni abbiamo D'Angelo che è un 61. Davis, 51, non se ne parla. Abbiamo Mosili, che è un 58, ala sinistra. Abbiamo lui e D'Angelo. Angelo però ha molto meno potenziale. Molto meno potenziale, già 17 anni, ha già dei limiti, però è più veloce. Mosili deve crescere ancora, ma potrebbe anche farlo. Allora, piani di crescita. Anzi, prima qui. Io direi, chi è basso di valore va via. Come ad esempio questo Contreras che non potrà crescere più di tanto. D'Angelo lo tengo solo perché è già un 61. Lo promuoviamo anche, ed eventualmente si può pensare di vendere a gennaio. Questo Mosili gli vorrei dare un pochino di spazio.
ci terrei. Boateng si può già promuovere in prima squadra a 14 anni? Ah no, ok. Però Mosili sì, promuovi anche lui. Ci abbiamo anche il torneo giovanile da giocare. Boateng al centro ci saliva un sacco. Come cavolo ci gestiamo? Mettiamolo dove dovrebbe far meno danni tecnicamente. Andiamo così, tanto comunque nel... con i tagli verrà velocissimo all'interno del video, proprio iniziale, due gol. Ecco, subito ce ne ha saltati due. Bene. Oh, Boateng, anche difensivamente. Va via Morogele. Morogele! Trova un gran gol. Da 14 dalla fine. Ed esulta la bandierina. Non facciamo scemenze, per favore. Bene, finita qua. Inizia partita. Bella palla subito per Davis. Davis va con l'incrocio, subito in vantaggio contro il Monza. Bravissimo. Bella palla per Morogele. La piazza. 2-0. Intercettato da D'Angelo. Volevo provare la giocata, ma va bene così. Anche questa è in saccoccia. Ora dovrebbe esserci solo in teoria la finale. Siamo in finale contro il Como, tra l'altro, che è la prossima squadra che andremo ad affrontare. Sbaglio sempre il lato da qui. Buttano dentro la palla. Bella palla di Davis. Cioè per Davis, che va dentro. Ma che fortuna! In copane, cadendo, riesce a ricolpire la palla in qualche modo. Meglio, la palla ricolpisce lui. E arriva il gol. Palla in avanti. Davis la prende e rientra subito sul destro, ha visto sull'altro palo l'arrivo di Nkopane. Fuori gioco per loro. Moroge... Sì, ma facci finire l'azione. Ora andiamo alla partita vera e propria. Quindi... quella che ci vedrà affrontare il Como. Oh, le maglie, vabbè. Ne avevo letto Luca Beltran, comunque. Porta il possesso del pallone, attenzione. Una rovesciata. Para tranquillo Audero qui. Dennis manda da Tolu. Fuori gioco? Ok, ok, ho creato male io. Belotti. Si sono totalmente aperti qua. Mamma mia che... Dai raga, come fa a essere rigore? No, ok, allora ha preso prima la gamba. Mi sembrava fosse arrivato prima sulla palla. Allora ci sta. Rigore per il Como. Batterà Belotti. Qui. Cazzo, lo sapevo. Lo sapevo, maledizione. Vabbè, c'è tempo per recuperare. Va Verdi. Palla precisa per Nico Pazka, un colpo di testa. Non corrono questa partita, non stanno proprio correndo. Fine primo tempo. Si tenta il lancio dentro. Sì, però devi andarci di testa, bro. L'input te l'ho dato. Bello scambio, Biol, bravissimo. Qui o così o prendevamo gol. Qui c'è il cambio, anzi ci sono i cambi. Dentro Uce, ma l'esordio. Ci abbiamo anche Pizarro davanti. Bravo man. Bel lancio qui. Zemura è però esausto, l'hanno passata proprio a lui. Vabbè, finita 1-0, sconfitta, penso la prima stagionale.
Sì, il calcio di rigore è stato decisivo, ma è stato un errore nostro, quindi va bene così. Comunque abbastanza equilibrata. Non una brutta prestazione, ma c'è qualcosa che non mi convince a centrocampo. Ci manca quel giocatore che ci dia qualcosa in più e ad oggi senza Zarraga è impossibile andare a giocare. E possiamo andare in partita. Onyemaechi, Machida, Biole, Boselli, Kalstrom, Zarraga, Tate. Man, Arokodare e Sanchez. Avendo procurato il rigore, è giusto che stiamo una partita via in panchina. Facciamo giocare Touré. Andiamo. Si respira un'atmosfera fantastica, come Battiamo vedete, noi con sono Tolu. tribune con i tifosi. Andiamo in partita. Subito presa Rio. Daniela Dani. Torna Alexi va di nuovo da Rio Tate. con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Si gioca tra Parma e Prova Udinese. Tolu il tiro. Parata sicura del Para il portiere, portiere. tocca il pallone. Bravissimo, mamma mia, Dennis Mann. Che recupero magico. E arriva il gol di Tolu finalmente. Beviamo il nostro caffettino. Nel suo caso non è inglese, quindi niente tè. Bravissimo, Dennis Mann. Cattivo qua a recuperare palla. E preciso per Tolu. Dai, subito in gol. Ripartiamo da qui. Gran tiro da fuori, gran parata di Okoye. Minchia, che tiro aveva fatto comunque. Occhio, bravo Okoye, ancora ci salva. Bravissimo, bravissimo. Gran tiro qua di Dennis Mann, mamma mia, un siluro. Veramente bello. Un pelo al lato. E io la difesa. Meno male che è andato così sull'esterno. Fischiamo? Ok, a posto, fine primo tempo. Batteranno loro. Eh sì, ho dovuto cambiare all'ultimo secondo. E forse ci è andata anche bene. Forse ci è andata anche bene. Recupero di Alexis Sanchez. Oh, steso malissimo. Qui è giallo, eh. Da rosso? Veramente brutto. Che dice la signorina? Rosso per Hainaut. Ottimo per noi. Bruttissimo intervento. Capito che era pericolosa la posizione, ma non era uno contro uno comunque. Piuttosto prova a trattenere. Lanciano lunghi. Prendiamo palla. Palla dentro per Tolu che tenta su. Madonna mia, che siluro! Ma che gol ha fatto Tolu Wallace? Il mio bro. Porca miseria, oh. Non me l'aspettavo. Dicevo, vabbè, tentiamolo. E cazzo, è andata bene. Mamma mia. Questo è quello che voglio vedere. Oggi viene mostrato Guarda qua. un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta, Pierre. Abbiamo coordinazione, potenza. Eccezionale. Bravo Tolu. Appena proprio sul fischio finale. Gran gol. E arrivano in una vittoria importante. Il rosso ci poteva stare. Io pensavo fosse un giallo. Però l'intervento era brutto, effettivamente, quindi. Eccolo qui, 4 tentativi, 2 gol. Doppietta importantissima per Tolu. Lecce, Juventus e Monza. A un punto abbiamo Roma e Inter. Poi c'è il Milan, Fiorentina, Como, Lazio e Napoli. Mamma mia, il Como che start ha fatto quest'anno. E possiamo andare in partita. Battiamo Per il calcio più noi con decisivo Tolu. per gli stadi più iconici del pianeta, il tempo delle chiacchiere è finito. Regalare un'altra vittoria Tolu all'Udinese. lancia lungo Dennis, Beh, si possa bellissimo. vedere un risultato positivo per loro oggi. Proviamo il passaggio dentro per Boselle. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. È un duro Hummels. Mamma mia, che La respinta, ma si gioca. parata. Bravo Bravissimo il portiere, si anche ritrova Hummels. attaccato. Eh sì, sono un pirla enorme. Bravo Koglie, gol di Dobrik. Sono un pirla io. Bravo il portiere a Perché l'ho fatto salvarsi, andare sul poi mancino? nulla da fare. La domanda è questa. L'ho Rivediamo il gol. sbagliato qua. Il portiere non mi è Qui, sembrato questo intervento non dovevo fantastico. farlo. È sulla prima conclusione. Dovevo restare fermo. Doveva lontanare meglio Non invece di poteva lasciare la servirlo palla. poi, non poteva A tirare. questi livelli si pagano certi errori. Eh sì, questi livelli si pagano Federico certi errori, Chiesa, l'Udinese che concordo. resta in svantaggio. Salta l'uomo.
Batto l'Uvalà, voilà. Mamma mia, gli ha fatto un intervento all'ultimo secondo, stava a partire il tiro, eh. Gran bel intervento lì difensivo. Vabbè, la Roma c'ha dei difensori clamorosi. Sarraga. Palla dentro, un pelo più corto era interessante qui per Tolu. Va Rio. Ok, guadagna un calcio d'angolo. L'avevo addirittura spostato per non farla arrivare lì sul portiere. Brutto fallo qui di Manu Koné, eh? Da dietro. Eh sì, giusta ammonizione. Sì, infatti. Dennis, ma non c'è potenza. Troppo lontani. Siamo ai capitoli di coda. Brutto fallo, questo è rosso. Abbiamo fatto fare un volo incredibile. Poverino. Giallo, c'è Graziati qua, nel premio era rosso. Vero che non era verso la porta, anche se era ultimo uomo, però. E Zibo recupera palla, ma è finita qua. 1-0 per la Roma, su errore mio, potevamo ottenere molto di più. Siamo a un'altra sconfitta in questo episodio qua. Andiamo in partita. Si inizia qui. Batterà l'Inter con Lautaro Martinez. Sì, è vero, esattamente quello che dicevo io. Potevamo tranquillamente ottenerlo un pareggio con la Roma. Ho regalato io il gol. Turam è da solo in aria. Okoye, miracoloso. Meno male. Fuori. Fuori gioco. Peccato. È stata una bella rovesciata. Gol dell'ex. Ben fuori gioco. Mamma mia, Rio, però. Sta partita male. Io non guardo in faccia a nessuno. Se continui così nei primi minuti del secondo tempo, vai fuori. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Turam lo salta. Aveva superato bene il primo avversario. Pronto il raddoppio. Ok, tiro da fuori. Un paio di cambi. Allora farei Ekelekamp qua. Qui facciamo entrare Uche. Gli altri stanno giocando bene in realtà. Non mi sento di fare altri cambi al momento. Ci sono i cambi. Bruno. Mezz'ora di troppo. Dennis Mann. Prova la magia, Dennis. Prova la magia. Mamma mia, bel tiro, cavolo. Chi era? Uche. Va dentro Sanchez. Però finisce qui. 1-0-0, buono alla fine contro l'Inter. Lo accettiamo, lo accettiamo. Potevamo fare qualcosina in più, ma a differenza della partita con la Roma va bene così. Modesto chiederà di giocare e c'ha ragione. Ci penserò e ti farò giocare. E gioca partita contro il Lecce. Si respira un'atmosfera veramente elettrizzante sulle tribune del Blue Energy Stadium. Battiamo noi. Però Dennis Mann ne recupera veramente tante. Passa per Tolu, Alase, tenta il tiro. Dennis Mann, bella palla qui per Tolu, che tenta il tiro e questa volta non la para, Falcone. Questa volta non la para. Bravissimo. Gran bella conclusione, qui ottimo ancora il passaggio di Dennis Mann comunque. Sì, sì, è un bel tiro, cavolo. Quindi il terzo in campionato, credo, per Tolu. Tutti nell'episodio di oggi. Bene. E per farla decidere dagli episodi devi condizionare.
Mettendola dentro forte, quest'anno rischiano tanti autogol i giocatori avversari. Fine primo tempo. Andiamo subito nel secondo. È il Lecce che manovra il primo pallone della ripresa. Gallo. Bella qui la loro gestione. Dobbiamo coprire bene. Ok, non c'è nessuno al centro, quindi possiamo provare gli interventi. Bravo e Bosele, corner per loro. Ok, Modesto. Dennis Mann, si è visto un po' poco sta partita. Tenta il tiro. Ha dentro Ezibue, ma non solo. Ci manca un po' di qualità a centrocampo. E Atate non sta giocando bene, quindi dentro... Non Touré ovviamente, madonna sti menù come sono fatti male. E Kelegamp, Onyemaye è un po' stanco, entra Zemura. E al momento va bene così. E Kelegamp benissimo qui per Alexis Sanchez, che chiede lo scatto a Tolu Wallace. Scatto e però non viene poi servito bene. Finisce qui con Lecce, vittoria per 1-0. Sempre ristretti nel risultato, non riusciamo mai ad andare sul 2-3-0 tranquilli. Però va bene, finché arrivano le vittorie va bene. I dati ci dicono molto più possesso noi, più tiri, più passaggi. Sì, Okoye ha fatto un'altra gran parata, Tolu ha fatto un gran gol, Mann l'assist importante. Io non ho giocato male ma non mi è piaciuto lo stesso, quindi un po' stronzetto sono, sì. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di quest'altro episodio, il terzo della nostra carriera. Sarà una somma in realtà di due streaming alla fine. E non siamo messi male, ottavi in campionato comunque sia, ha iniziato a segnare anche il nostro attaccante. Dennis Mann sta facendo vedere di essere un giocatore di livello assoluto. Vediamo poi cosa andremo a ottenere contro il Milan nelle partite che ci mancheranno per il prossimo episodio. Bene ragazzi.